Robert Bent, che si trova a cavallo suo malgrado con il colonnello Chivington. Vidi sventolare la bandiera americana e udì Pentola Nera che diceva agli indiani di stare intorno alla bandiera. E lì si attaccarono disordinatamente uomini, donne e bambini. Questo accadde quando eravamo a meno di 50 metri. Vidi anche sventolare una bandiera bianca. Queste bandiere erano in una posizione così in vista che i soldati devono averle viste per forza. Quando le truppe spararono, gli indiani scapparono, alcuni uomini corsero nelle loro tende, forse a prendere le armi. Penso che vi fossero 600 indiani in tutto, probabilmente 35 guerrieri e alcuni vecchi. Il resto degli uomini era lontano, a caccia. Dopo l'inizio della sparatoria, i guerrieri misero insieme le donne e i bambini e li circondarono per proteggerli. Vidi 5 ragazze nascoste dietro un cumulo di sabbia. Quando le truppe avanzarono verso di loro, scapparono fuori, mostrarono le loro persone perché i soldati capissero che erano donne e chiesero pietà. Ma i soldati le fucilarono tutte. Vidi una donna a terra con una gamba colpita da un proiettile. Il soldato che si avvicinò con la sciabola sguainata. Quando la donna alzò un braccio per proteggersi e gliela colpì, poi l'abbandonò senza uccidere. Sembrava una carneficina indiscriminata di uomini, donne e bambini. Vi erano circa 30-40 donne che si erano messe a riparo in un anfratto. Andarono fuori una bambina di 6 anni con una bandiera bianca attaccata a un bastoncino. Riuscì a fare solo pochi passi e cadde fulminata. Tutte le donne che erano in quello fatto furono poi uccise, come anche i 4-5 indiani che si trovavano fuori. Nessuno oppose resistenza. Tutti i morti che vidi erano scotennati. Il capitano Soul mi confermò la cosa. Vidi il corpo di antilope bianca privo degli organi sessuali. E udì un soldato dire che voleva fare una borsa per il tabacco. Di una bambina di circa 5 anni che si era nascosta nella sabbia. Due soldati la scoprirono, estrassero le pistole e le spararono. Vidi un certo numero di neonati uccisi con le loro mani. Questo è il discorso di Robert Bent. In un discorso pubblico fatto a Denver non molto tempo prima di questo massacro, il colonnello Chivington, che comandò la spedizione, sostenne che bisognava uccidere e scotennare tutti gli indiani, anche i neonati. E uova non so che cosa vedi. Fanno i pidocchi. Thank you.
turchi in giacca.